Ciao ragazzi, oggi vi parlerò delle misure di massa o peso. Spesso usiamo le parole massa e peso come se fossero dei sinonimi, cioè la stessa cosa. Le usiamo per indicare il concetto di stazza. Ad esempio, per indicare un uomo più grosso, diciamo che pesa di più. Qualcuno a volte può dire che ha una massa maggiore. Ma non è così, perché tra massa e peso in realtà c'è una differenza, sono due concetti diversi, è come se stessimo parlando di mele o pere. Sono entrambe frutta, ma sono diverse. Vediamo allora quali sono le differenze per evitare di fare confusione. La massa di un corpo misura la quantità di materia di cui è fatto quel corpo. È una proprietà fissa di ogni corpo e misura la resistenza che esso oppone quando si prova a spostarlo mentre è fermo. Invece il peso è la misura della forza di attrazione che c'è tra due oggetti, di cui uno è l'intero pianeta Terra e l'altro è il corpo in questione. Quindi il peso è una forza e dipende dalla gravità. Tutti gli oggetti sul nostro pianeta sono sottoposti alla forza di gravità. È per questo che se io apro una mano che contiene una matita, la matita cade per terra. È anche per questo che noi stiamo con i piedi per terra e non stiamo fluttuando per aria. La gravità infatti fa di tutto per tenere ogni cosa attaccata alla superficie terrestre e impedire di sfuggirle. Il peso indica proprio l'attrazione che c'è tra l'oggetto e la Terra, la grande superficie terrestre. Se io andassi sulla Luna, il mio peso cambierebbe. Peserei infatti molto meno e quindi potrei fare dei salti molto più alti e più lunghi che sulla Terra, anche se avessi lo scafandro e le bombole per poter respirare. Infatti il mio peso sarebbe circa 6 volte inferiore a quello terrestre. Eppure io non sarei mica dimagrito, la mia massa sarebbe esattamente la stessa, ma il peso cambierebbe. Invece se andassi su Giove, che è molto più grande della Terra e quindi esercita una forza di gravità molto maggiore, peserei molto di più che non sulla Terra, pur non essendo ingrassato. Ancora, se andassi sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove l'attrazione di gravità è bilanciata dalla forza centrifuga dovuta alla rotazione della stazione, il mio peso sarebbe addirittura nullo, zero. La massa si misura in chilogrammi, invece il peso, essendo una forza, si dovrebbe misurare come le forze in fisica, cioè in newton. Un newton è la forza necessaria per accelerare una massa di un chilogrammo di un'unità di accelerazione, cioè un metro al secondo quadrato. Ma siccome sulla Terra l'accelerazione di gravità non varia granché sulla superficie o comunque da un luogo all'altro, si preferisce usare come unità di misura i chilogrammi peso, cioè la forza di un newton rapportata alla gravità terrestre. Poi per brevità, invece di dire chilogrammi peso, si dice semplicemente chilogrammi. E questo aumenta la confusione. Quindi io, che ho una massa di 77 kg, massa che rimane uguale dappertutto, a meno che io non ingrassi o dimagrisca, perché la massa è una proprietà caratteristica di ogni corpo, qui sulla Terra peso 77 kg peso. Sulla Luna peserei circa 13 kg peso e su Giove peserei 195 kg peso. Mentre sulla stazione internazionale peserei 0 kg peso. Adesso vi voglio porre una domanda. Immaginiamo di avere un'automobile che pesa circa 1000 kg e vicino una moto che pesa circa 150 kg. Avrei dovuto dire chilogrammi peso, ma ho abbreviato. Quindi l'auto 1000, la moto 150 kg. Secondo voi quale delle due è più facile da spingere? Immagino che tutti avrete risposto la moto. Se qualcuno ha risposto l'automobile, la vostra maestra vi farà fare una prova diretta. E perché? Perché è più leggera, pesa di meno. Sì, ma però
in realtà perché davvero? In fondo io non vi ho chiesto di sollevare l'auto o la moto e tenerla alzata, vi ho chiesto soltanto di spingerla. Se avessimo dovuto sollevarla, avremmo dovuto vincere la forza di gravità, esercitando una forza superiore alla forza peso, e avremmo fatto ovviamente più fatica a sollevare l'oggetto più pesante. Se fossimo sulla Luna, i corpi pesano circa 6 volte di meno e faremmo circa 6 volte meno fatica, ma comunque faremmo sempre più fatica a sollevare l'auto che non a sollevare la moto. E allora perché però è più facile spingere, non sollevare, spingere un oggetto meno pesante? La risposta è perché ogni oggetto ha una sua inerzia. Cos'è l'inerzia? L'inerzia significa che gli oggetti, avendo una massa, hanno la tendenza a resistere ai cambiamenti nel loro movimento. Questa resistenza è proporzionale alla loro massa e quindi più la massa è grande e più è difficile spingerli, cioè metterli in movimento se sono fermi. Siccome la massa della macchina è maggiore, allora anche la sua inerzia è maggiore e quindi è maggiore lo sforzo che dobbiamo fare per spostarla, anche se è minore di quello che dovremmo fare per sollevarla. Spostare, sollevare. Ovviamente si fa meno fatica a spingere la macchina o la moto. L'unità di misura fondamentale della massa è il chilogrammo, che si indica con le lettere minuscole K e G. Mi raccomando, non usate le maiuscole, soprattutto la K, perché la K maiuscola è l'unità di misura della temperatura, i gradi Kelvin, che forse studierete più avanti. Quindi se voi scrivete KG con la K maiuscola, si legge in realtà gradi Kelvin per grammo. Quindi KG tutte e due minuscole per il chilogrammo. Anche l'unità di misura del peso è il chilogrammo peso, che si abbrevia con chilogrammo, lo faccio anch'io, e si indica anch'esso con KG. E questo di nuovo spiega in parte la confusione. Del resto io dico che peso 77 kg, non mi verrebbe mai in mente di dire che peso 775 newton, anche se per un fisico questa sarebbe la risposta più corretta, però la gente mi prenderebbe per matto. Ovviamente il chilogrammo ha i suoi multipli e i sottomultipli. Il principale multiplo del chilogrammo è il megagrammo, il simbolo M maiuscolo e G minuscolo, MG. Mega significa 1000 volte, per cui un megagrammo corrisponde a 1000 chilogrammi. Con i megagrammi si può misurare il peso di una nave o di una balena. Una volta questa unità si chiamava tonnellata, si usa ancora adesso questo nome, e però non fa più parte del sistema internazionale di misure. Altre unità desuete, che in teoria non si usano più ma si sentono ancora nominare, sono l'unità chiamata quintale, che è praticamente 100 kg, la si usa ancora adesso per i prodotti agricoli come frutta e verdura comprate all'ingrosso. Poi c'è l'unità di 10 kg che si chiama miriagrammo e si usa ancora oggi per la legna. Se andate a comprare la legna spesso viene misurata in miriagrammi oppure in quintali, dipende da quanto se ne compra. Tutte queste tonnellate, quintali e miriagrammi non fanno più parte del sistema internazionale di misure. Poi ci sono i sottomultipli del chilogrammo, l'ettogrammo, il decagrammo e il grammo. Queste fanno invece parte del sistema internazionale. Un ettogrammo, che a volte si dice anche etto, abbreviato, si indica col simbolo HG, è la decima parte di un chilogrammo, cioè 10 etti fanno un chilogrammo. Si usa di solito per il cibo al mercato. La centesima parte del chilogrammo è il decagrammo, il simbolo è DAG. Per esempio una penna o una forchetta possono pesare alcuni decagrammi. La millesima parte del chilogrammo è il grammo, simbolo G. Un pizzico di sale o di zucchero o un cucchiaino di liquido o un anello possono pesare alcuni grammi. Poi ci sono anche i sottomultipli del grammo,
che si usano per pesare oggetti molto molto leggeri. Decigrammo, centigrammo e milligrammo. Il decigrammo, simbolo è DG, è la decima parte del grammo. Ad esempio un foglio di carta tipo questo o una figurina possono pesare alcuni decigrammi. Il centigrammo, simbolo CG, centesima parte del grammo, ad esempio una piuma di un piccione o un moscone possono pesare alcuni centigrammi. E infine c'è il milligrammo, simbolo MG, la millesima parte di un grammo. Esempi di oggetti che possono pesare alcuni milligrammi sono un ago da cucito, una goccia di medicinale oppure anche una mosca. Come avete visto, io ho iniziato a parlarvi di unità di misura della massa introducendo il chilogrammo e poi però vi ho fatto tutti esempi di oggetti indicando il peso. Questo perché sulla Terra le unità di misura della massa e del peso sono per entrambi i casi i chilogrammi e quindi coincidono anche numericamente. Adesso, per concludere, vediamo qual è lo strumento per determinare la massa o il peso di un oggetto. La risposta è ovviamente la bilancia. Ci sono vari tipi di bilance. La bilancia a due piatti permette di misurare la massa e quindi anche il peso degli oggetti mediante il paragone con delle masse campione. È formata da due piatti sorretti da due barre. L'oggetto da pesare viene appoggiato su un piatto, sull'altro si mettono dei contrappesi e si cerca di far andare i due piatti in equilibrio, cioè di far raggiungere la stessa altezza. A quel punto le due masse sono uguali e allora, contando i contrappesi, deduco qual è il peso dell'oggetto. Una versione leggermente diversa di questa bilancia a due piatti è la stadera, in cui la massa campione viene spostata su un'asta per equilibrare la forza peso del campione che è posto sul piatto. Questo tipo di bilancia, la stadera, era molto usata in passato nei mercati per pesare il cibo. Adesso si usano le bilance elettroniche. Invece le bilance pesa persone in realtà misurano la forza peso. Funzionano sfruttando la deformazione di una molla collegata alla pedana e convertendo tale valore direttamente in chilogrammi peso. Le bilance digitali elettroniche hanno un funzionamento meccanico abbastanza simile alle bilance pesa persone e alla fine, grazie a dei trasduttori, praticamente traducono la deformazione della molla in un segnale elettrico che poi appare già tarato in chilogrammi peso e viene visualizzato sul display. Bene ragazzi, con questo video oggi abbiamo scoperto le misure di massa e di peso, abbiamo visto la differenza tra le due grandezze massa e peso e abbiamo anche visto come si misurano. Alla prossima puntata!